Si avvicina l'appuntamento con le elezioni amministrative a Vil Minore ed è già pronta una lista. Sì, sono mesi che ci stiamo preparando, ci stiamo riunendo, anche perché l'incertezza della data, che fino a qualche mese fa sembrava che si dovesse votare come solitamente si fa a cavallo tra maggio e giugno, ci aveva fatto portare un po' avanti, diciamo, sulle tempistiche, e quindi ci ha consentito però di fare un lavoro con più calma per arrivare a un programma, a un'idea di sviluppo condivisa al massimo e che possa effettivamente essere un ulteriore rilancio per Vil Minore, ma anche un qualcosa di realmente attuabile e realizzabile. Siamo arrivati a scegliere il nuovo nome della lista, che è fare Vil Minore di Scalve con le sue frazioni, perché è un po' quello che abbiamo fatto già questi 5 anni e che vorremmo continuare a fare appunto nei prossimi 5, dare il nostro massimo impegno per migliorare sensibilmente tutto ciò che riguarda Vil Minore. E anche perché FARE è un acronimo che mi piace, che ci piace particolarmente, perché la F sarebbe come forza lavoro, concentrarci appunto sulla necessità di dare da lavorare e continuare a insistere sulla possibilità di creare nuovi sbocchi lavorativi a Vil Minore. La A per ascolto dei bisogni, perché è fondamentale secondo noi dare seguito agli interventi che abbiamo fatto nell'ambito sociale e continuare a implementare i servizi che offre un territorio come Vil Minore. La R come rigenerazione territoriale, perché è secondo noi indispensabile continuare a premere sull'acceleratore di quegli interventi che ci hanno visto riqualificare sensibilmente l'aspetto che Vil Minore offre all'esterno. E la E come energeticamente sostenibile. È stato sin da subito uno dei nostri punti fondamentali già 10 anni fa, quello di cercare di investire sulle risorse alternative, in particolar modo sul fotovoltaico, sul risparmio energetico, andando a coibentare ed efficientare gli edifici pubblici, e vogliamo continuare a farlo. La lista in generale è composta per la metà da amministratori uscenti e per la metà da nuovi amministratori. Gli amministratori uscenti, chiamiamoli così, con un po' più di esperienza, sono, oltre al sottoscritto, il mio attuale vice sindaco e l'assessore ai servizi sociali, quindi Magri Stefano e Elena Rinaldi, oltre a Morandi Alessandro e a Roberto Bellinghieri. Oltre a questi nomi, abbiamo cercato di pescare dalle varie frazioni e nel vario tessuto sociale di Vil Minore delle figure che potessero andare a ricoprire quelle caselline che secondo noi sono importanti per lo sviluppo di Vil Minore, e quindi ci siamo appoggiati a chi fa l'operaio, a chi è in pensione, a chi invece si è diciamo appena affacciato al mondo del lavoro. Ed è con questi nomi che siamo sicuri di avere una squadra che possa veramente premere ulteriormente sull'acceleratore e portare avanti quel programma così ambizioso che abbiamo realizzato insieme in questi mesi.